Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Kenna Bridge of Spirits. Nell'ultimo video abbiamo ottenuto finalmente tutte le reliquie di Adira e finalmente oggi in questo video vedremo appunto la boss fight contro di lei, contro l'artigiana corrotta. Prima di cominciare mi raccomando lasciate un like per supportare il canale e se volete iscrivetevi per seguire tutti i miei contenuti. Allora, carichiamo la nostra partita e andiamo avanti senza indugi. Sono abbastanza soddisfatto della serie per ora, cioè nel senso mi sembra che stia uscendo bene, ovvio. Le visual sono poche perché il mio canale se lo cagano in pochi ed è piccolo. Comunque sono molto contento di poter condividere questo splendido gioco con voi. Allora qui, tra l'altro, mancherebbero due cappelli. Il punto di meditazione, l'ultimo, lo facciamo dopo aver sconfitto appunto il boss e il ciondolo, boh, non so dove sia. A parte che avevo già detto all'inizio serie che non so se avrei preso tutto, eh. Allora, andiamo a fare la boss fight. Tosta, tosta. E poi è figa perché è una boss fight dove verrà richiesto obbligatoriamente di utilizzare la bomba rot. Capirete poi il perché. Vi ricordo che sul canale trovate anche le boss fight no damage nella apposita playlist. Un attimo. Fa interagire con lui, non mi ricordo. No. Dovrei sbloccare oltretutto un ciondolo molto potente, guardate. Costa 200 per il momento, però aspetto. I danni del bastone sono moderatamente aumentati al massimo della salute. Quindi attenzione che se prendete danno non sono più moderatamente aumentati, torneranno moderatamente aumentati quando recupererete tutta la vostra salute. E poi questo è molto importante, guardate, guadagna una moderata quantità di salute in caso di parata, parata perfetta per intenderci. Avrebbero potuto differenziare perché questo è il blocco, questa è la parata e invece la parata perfetta è all'ultimo momento. Allora, per questa boss fight la giochiamo così, con questo qua. I danni del bastone aumentano moderatamente per 5 secondi dopo una parata. Il problema è che questo boss è difficile da fargli le parate perfette. Questo boss è difficile. Andiamo. È un boss, devo dire, che mi piace molto, anche se preferisco Taro Corrotto, ma quello, vabbè, è meramente un mio gusto. Dopo, oltretutto, dobbiamo anche tornare al villaggio. A parte che qui c'è un botto di roba da recuperare e ci sono anche un botto, vedete, di poste spirituali da consegnare. Però una cosa per volta, non c'è fretta. Dove devo andare? Non mi ricordo più.
Ah, ok. Tac. Veramente non vedo l'ora di un sequel di Kena, sperando lo facciano. Eccoci arrivati, ragazzi. Vedetevi il filmato. Che bella che è. Si mette la corazza, tanta roba. Partirà con una specie di affondo, dovete schivarlo e lei, ragazzi, dovete sapere che è invulnerabile, non prende danno. Cazzo, mi sembrava di aver schivato bene, non prende danno e per fargli danno, ragazzi, dobbiamo lanciare una bomba rot là, appunto per aprire il nucleo e poi successivamente colpirlo 3 volte con le frecce. Guardate, dai, esplodi. Quindi qui saltate perché fa merda. Fatto questo, cavolo, non avevo. È possibile colpirla. Occhio però poi perché balza via. Ora colpirà quello generando delle onde di fuoco che andranno necessariamente saltate. Non ricordo se si possano schivare con cerchio. Non mi sembra, a dire la verità. Il problema è che ora genera anche i nemici. Schivata buona. Stessa cosa di prima, ragazzi, devo assolutamente. Che schivata che gli ho fatto, cazzo. Ho fatto una bella schivata lì. Via da qua. E quindi se non utilizzate le bombe rot, non si può battere questo boss, perché prima dovete levare la sua invulnerabilità, no? Allora, questa già la lancio, aspetto che fa il colpo. Schivo. Se ho schivato di merda, li ho proprio schivato male. 3 volte, 3 frecce ogni volta. Ah, di già? Seconda fase, ragazzi. No, la seconda fase, guardate che bello, spezza il martello. Ah. Martello e spada. Bellissima anche sta cosa che utilizza appunto 2 armi. Può essere che non riesco a farla al primo try, ve lo dico. Può essere molto facilmente che non riesca a farlo al secondo try. Qui c'è un momento, ragazzi, dov'è possibile colpire il suo punto debole, che è il petto, è il cuore. Però per farlo bisogna prima farglielo esporre. Voilà, occhio perché torno indietro se non ricordo male, no? Voglio fargli fare una combo perché appunto voglio. Dovrebbe essere questa, sì? Questa qua? Dai. No, 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 no. Lì è il punto debole, vedete che lo espone colpendolo 3 volte. Esplode, scusate per l'effetto pirotecnico, e ci dà la possibilità di massimizzare i nostri colpi. Utilizzo anche le bombe rotte, ovviamente quelle infuse per rallentare il tempo, per fargli più danni, vedete? Via. È possibile con questo boss anche ovviamente parare perfettamente, ragazzi, ma è difficile. Ah no, non l'ha esposto qua il segno. È veramente difficile parare perfettamente con questo boss, eh. Infatti io preferisco le parate e le schivate piuttosto che le parate perfette. Qua occhio perché pesterà lì e farà, genererà appunto le onde di fuoco che dobbiamo saltare. Basta il salto normale. La roba che mi dà un po' fastidio è che ogni volta. Merda, ma. Ogni volta genera i nemici. Sta cosa l'ho trovata un po' abusiva, sinceramente. Nel senso che già il boss è forte, non aveva bisogno di generare appunto anche i nemici. Pazzo! In più ci mette anche la visuale, giustamente a rompermi i coglioni. Questo lo devo schivare o saltare. Ok. Ah! Mi sa che mi stecca.
Volevo fare una parata perfetta, scusate. Al massimo ce lo rifacciamo, non è un problema. Tanto un bel boss, sinceramente a me non mi pesa farlo. E poi questo era giusto un try per farvi vedere un po' com'è la boss fight. Vedete, si possono parare sui colpi, ma consuma molta energia dello scudo, eh. Per questo è meglio schivare, o se siete capaci appunto parare perfettamente. Adesso mi faccio ammazzare apposta. Rifacciamo. Non preoccupatevi perché non dovrete più fare la scalata, ma la boss fight, come potete vedere, partirà subito da qua, vedete? Ora salto anche il filmato perché tanto l'abbiamo già visto. E ci dedichiamo alla boss fight. Allora, bomba. Schivata. Eventualmente colpita la roba per fare prima. Vedete che salto perché rallenta anche il tempo. Merda, merda, faccio prima colpire il cristallo. Tre colpi caricati. Ce la facciamo, dagliele qualcuno in più. Qua volendo potete anche sparare qualche freccia. Prende qualche dannetto, ma non molti. Questo pezzo non è proprio facile, facile. Ecco, lo sapevo io, vaffanculo. No, l'ho lanciata di me. L'ho lanciata di merda quella bomba. Ok. Ora qua uso la bomba Rost. Ok. Quella per fermare il tempo, così riesco a dargli più colpi. Dovrei riuscire a dargliene anche un altro in teoria, vediamo. Vedete? Ok. Curiamoci, va. No, che coglione. No, 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 non pensarci nemmeno. Ok, lì la schivata l'ho fatta all'ultimo. Ricordatevi di saltare lì, eh. Che sfiga, ma... Ah, sono un coglione. Sono un coglione. Fa danno anche quando salta, quindi occhio. Quello non credo si possa parare perfettamente. Cazzo, fare le parate perfette qua è difficile. Qua avrei dovuto usare la bomba rot, ma non ce l'ho. Si ha vari tipi di combo, eh. No, via da qua. Voglio fargli fare la combo. No, adesso va là a pestare, ok. Ma volendo potete fare anche così, guardate, fermare il tempo per fargli dei grandi danni, vedete? Ci sono vari punti durante la boss fight dove si può fermare il tempo, appunto. Questa è una cazzata perché stavo rischiando di andare nel fuoco. Quello che mi dà fastidio sono i nemici in giro, ripeto. Ho schivato. Sai che ce lo dobbiamo rifare un'altra volta. Non è che io non mi cura. Cazzo. Vabbè, hanno proprio sbagliato gli sviluppatori a mettere i nemici durante questo scontro. È proprio una stronzata. Adesso lo rifacciamo un'altra volta e mi faccio ammazzare. Già il boss è forte, non ha senso che mi vai a mettere anche i nemici, che non rendono di certo la boss fight più bella, ma la rendono frustrante. Frustrante, se vogliamo, leggermente artificiosa. Cioè, devo pensare al boss, non devo star lì a pensare anche ai minchiottini in giro che mi cagano la minchia, no? Però, vabbè, scelte degli sviluppatori. No, ho già parlato più volte dell'abuso dei nemici che c'è in Kena Bridge of Spirit. No. E qua ci metto 2 ore a andare da lei. No, qua mi sa che più di 3 colpi. No. Via. È una boss fight che apprezzo molto, però allo stesso tempo su alcune cose
più che altro i nemici, perché la boss fight di per sé è veramente figa. No, ho schivato, la hitbox lì è andata a puttane completamente. Alcune hitbox sono un po'... Vi assicuro che così lo conosco praticamente a memoria il gioco. Via. Poi riesco a dargli un colpo. Perché non ha preso danno? Ho voluto provare. No. Via. Ok. No, sono un coglione. Ecco, ora posso utilizzare una bomba rotta a tempo per fargli esporre il punto debole. Allora deve farmi la combo. No, 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 no. Deve farmi la combo però. Questa no. Ora salto. Qui tre frecce, mi raccomando. Ok. È bellissima sta cosa. Qui utilizzo anche la bomba rotta tempo. No! Ah. Potrei azzardarne un'altra, vediamo. Vedete? Cosa cazzo può fare la bomba rotta tempo? È devastante. Sono stato avido. È stato un coglione. A parte che potrei chiuderla qua la boss fight. Così. E adesso la chiudiamo. Con un bel martello rotto. Gran boss fight. Gran boss fight. Davvero molto bella. Molto bello il suo moveset. Alcuni colpi un filino troppo instant, un filino illeggibili, tipo la sparata quella veloce, che e però si possono parare perfettamente, quando lancia la spada no, non mi ricordo se quella si possa parare perfettamente e mandargliela indietro, ma le combo sì, in teoria si possono parare perfettamente, ma è difficile. Sarà invece un po' più facile farlo secondo me con il penultimo boss del gioco. Comunque andiamo avanti. Perfetto. Bellissimo. Questo gioco è stupendo. Veramente meraviglioso. Ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. The village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. The crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning, knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost,
but I couldn't leave Hannah behind. I had to help her find her way back. So, I started to build. Non ho mai capito bene sta scena, anche quando con Taro, quando gli esce quella specie di anima dorata, sembra quasi che appunto, non so. Ma che bella la colonna sonora, ragazzi. Forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hannah, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Bellissimi filmati anche, eh? Non li avrei fatti così frammentati, no? Per questo avrei reso, perdonatemi. Avrei reso il gioco un po' più lineare piuttosto che con queste mappe grandi, e avrei dato più spazio alla storia e ad alcuni chiarimenti, ecco, perché è veramente bello, eh. Nuovo cappello rotto disponibile. Adesso vediamo di tornare al villaggio e usare appunto la posta spirituale. Innanzitutto adesso ci becchiamo subito il punto di meditazione per aumentare la nostra vita. Tac, questo è l'ultimo disponibile di quest'area. Ok. Diciamo che alcune cose della trama non le ho capite molto bene, non sono proprio così ben chiare, ecco. Allora, qua mancherebbe un ciondolo che non so dove sia, un cappello. Io a questo punto mi teletrasporto. Adesso per andare avanti, da qua sì, è vero. Il pezzo che c'è adesso è veramente tosto
andremo ad affrontare vari boss, che sono fighi, veramente fighi. Però prima appunto andiamo al villaggio. Visto che ho preso un po' di punticini, io andrei a sbloccare finalmente senza macchia questo qui. E si equipaggia in automatico, almeno guadagniamo una moderata quantità di salute ogni volta che pariamo, molto utile. È uno dei miei ciondoli preferiti. E fate più danni appunto se riuscite a mantenere la vostra salute al massimo. Allora, io direi di tornare appunto qui. Perfetto, ora mi devo ricordare, aspetta che ho segnato, posta spirituale qua, 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 andiamo prima qua, va. No, anzi, no, perché di là, fammi vedere qua dov'è. Sì, dai, andiamo qua. Qua è vero, si ricollega al pezzo. Ce n'è anche una qua e ce n'è un bel po' da consegnare. Questo è il classico gioco che è stupendo da rigiocare. Cioè è proprio bello rigiocarlo 2, 3, 4, 5 volte e non pesa mai. Questa è la, non mi ricordo se è la mia terza o la mia quarta run. Ah. Là poi si sblocca il ponte, dobbiamo togliere la corruzione qua. Tra l'altro poi devo anche sbloccare, che è molto utile. Questo è molto utile, inizia il combattimento con un'azione rotta disponibile. Questo ci permette appunto di utilizzare la freccia incantata o la bomba rot, quella che appunto ferma il tempo e così via. A inizio combattimento, può essere utile contro i boss. Adesso non c'ho niente. Ah, no. Fanculo. Guarda che dovrebbero essere solo questi. Ah no, ce ne sono altri. Ops. Questo potrebbe essere un problema. Preferisco schivare. No! Parata perfetta. No! È vero che avevo utilizzato già il tempo prima. È bello. Le parate perfette sono difficili, eh. Vabbè, la freccia fa. Due cose che spero, una l'ho già detta più volte, è che se ci sarà un sequel spero non sia così grande come mappe, cioè o almeno così, non di più di così, perché sennò troppo stroppia. E la difficoltà, spero che se qualora inserissero ancora la difficoltà Spirito Guida Maestro sia fatta meglio, perché quella è difficile artificialmente e fa veramente incazzare. Non è fatta per nulla bene. Figo che ci siano dei nemici che non affrontate a queste difficoltà. Però troppi danni, ancora più nemici in alcuni punti, non è una sfida, è una presa in giro per il giocatore. Almeno io la penso così. Poi a livello di trama sono curioso di sapere se la mia speculazione sul fatto che il braccio destro di Kena sia appunto coperto nasconda qualcosa, perché come potete vedere, e vi ho già fatto vedere, vedete la mano, che ha una venatura sulla mano, però secondo me quella venatura piglia tutto il braccio. E qui quindi, aspetta un attimo che mi sono... Ah ok, là si sblocca appunto il... ero arrivato da qua. Quello poi si sblocca, sblocchiamolo subito, tac. Perfetto. E ci vorranno ancora un bel po' di video prima di finire la serie, ma ripeto, tanto non ho fretta.
L'importante è che esca una bella serie, poi quanti video escono non mi interessa. Qua c'è qualcos'altro. Non vedo nulla. Qua ci deve essere per forza. Ah, qua era un casino, è vero. Qui bisogna sbloccare un rot, non mi ricordo però qual è l'ordine. Ah, ok. Avete visto che gracchiano? 1, 2, quindi quella in mezzo, quella a destra e quella a sinistra. Perfetto. Tac. Andiamo qui dentro se c'è qualcosa, per forza, almeno spero. Non c'è nulla? No, giusto questo. Ecco, non mi ricordo se andando sul ponte arriviamo in un'area dove non sono ancora stato, sinceramente. No, è l'area quella appunto, sì, qua in teoria c'era già stato. Ma vediamo un secondino di capire. Sì. Qua abbiamo preso il rot, là ci sarebbe della posta. Qua c'è il coso che blocca, non mi... Posso buttarmi giù da qua? No, ho fatto una cazzata. Non fatelo a casa, non fatele ste cazzate. Quando bastava semplicemente andare giù di qua. Attraversare da qua volendo. Se morivo qua bestemmiavo. Mamma mia come nuota lentamente. Altra cosa assolutamente da sistemare con un sequel, farla nuotare più veloce. Ora che ho la bomba rotta, ragazzi, possiamo anche finalmente togliere questi. Lì c'è un eccolo qua. Quattro abilità a rotto ora posso usare. Anche qua manca un botto di roba. Vabbè, qua sì, nel villaggio manca un botto di roba. La corruzione qua come la tolgo che non mi ricordo. Probabilmente si arriva da là. Da là. Almeno credo. Anche perché qua giù non c'è nulla. Sì, c'è un giro strano da fare, non mi ricordo da dove. Ecco, qui c'è la posta spirituale. Qui si apre tutto sto pezzo. Tra l'altro, ragazzi, qua dopo di là si andrà avanti nel gioco, eh. Però prima bisogna fare qua il dialogo. Allora, io non so se mettere sta posta spirituale o eventualmente... Ma sì, dai, ormai siamo qua. Scusate, è andato in pausa perché ho schiacciato lo share per vedere quanto eravamo di video, 35 minuti. Qui non si può notare per il momento, come potete vedere, perché c'è la corruzione. Oh cazzo, buongiorno. Boom. Sì, tiri pure la sua palla, bravo. Schivato di merda, non meritavo di essere colpito. No, quello no, quello no. Ancora.
No, ok, lì ho sbagliato io la schivata. Vai. Buongiorno. Quello adesso lo colpisco subito, almeno fa esplodere. No! Che cazzo! Pensavo di aver parlato perfettamente, invece no. La finestra è veramente punitiva, però è fatta bene. È fatta bene comunque. Cioè la finestra per la parata perfetta. Questo ancora non lo posso aprire perché devo prima togliere la corruzione, infatti adesso lo facciamo subito. There! Perfetto, tra l'altro là c'è anche un rotte, vedete? Abbastanza nascosto quello, eh? Non è così facile da vedere. Magari non ci fate caso col cestello. Allora, vediamo un secondino qua. Beh, qua mi ha sbloccato semplicemente il passaggio. E ora si può andare anche in acqua. Allora, andiamo là. Perfetto. Un attimo che mi sono perso. Ok, qua è dove vi dicevo prima. Poi si andrà avanti di trama qua. Ma non è ancora possibile farlo. Tra l'altro quel pezzo è tosto. Qui manca la posta spirituale. Vediamo cosa dice. Un artista di un'altra epoca ha scolpito un'enorme statua di... Statua? Ma cazzo l'hanno scritto? Un artista di un'altra epoca ha scolpito un'enorme statua in sulle rupi del sentiero del guerriero. Sa che lì hanno proprio sbagliato a scriverlo, vabbè. Allora, torniamo sui nostri passi che devo andare a prendere il rot di là. Facciamo così, va? Perfetto. Vedete, questo qua è nascosto. Quadrato. Tac. Ah no, nuovo cappello rotto disponibile. E appunto anche un rotto, sì. Non riesco da qua. Se salto. Proviamo. No, fanculo, pensavo si aprisse. Ecco, un'altra cosa che spero non mettano assolutamente in un ipotetico sequel è andare sott'acqua. Dovete sapere che io odio i pezzi sott'acqua nei giochi. Li odio a morte. Cioè li odio quando sono troppo grandi, anche lì che magari si va sott'acqua, devi stare mezz'ora a nuoto, girare, no, non mi piacciono per niente. E poi come ho già detto, Kena si sposa molto di più per la linearità piuttosto che per un open map o così via. Allora, dove cazzo è il teletrasportatore che non mi ricordo più? Vabbè, uno di questi, per dirla. Mi parrebbe per il momento di aver preso tutto qua. No, sto andando a... Aspetta un attimo. Andiamo di qua, va. No, non è qua, dove cavolo è?
Qua dovrebbe essere, sì. Là. Perfetto, torniamo al villaggio e andiamo a consegnare le altre poste spirituali. Poi nel prossimo video andremo avanti con la storia. Questa. Là. Qua tra l'altro mi sa che si toglie tutta questa corruzione qua, vedete? Perfetto, anche qua se non ricordo male c'era un rot bello nascosto, eh? Che l'ho spaccato. Oh cazzo, che minchia è quella roba sopra? Datemi un secondo. Barbone, non l'avevo visto. Colpi caricati, come ho già detto, sono una bomba. Ah! Barbone! Sembra di aver parato perfettamente. Poi c'è un bel allungo il colpo potente. Avete visto come si allunga? Verso i nemici quando lo utilizzate. Dov'è l'altro nemico? Davanti. Ops. Ops, questo è un problema. Sono mancato, cazzo. Ok. Ancora. Queste cose volanti, come già sapete, li odio a morte. Ah. Oh, benissimo, questo adesso è alla mia mercé perché c'ho queste. Quindi lo spacchiamo di legnate. Boom. Oh. Dobbiamo fare? Data perfetta. Ah. E per finire, boom. No! Ah, che pirla. No, volevo farvi vedere che parando, guardate quanta salute si recupera. Sì, parando però magari, parando. Cioè, guardate che se ne recupera un bel po', eh. Tra l'altro la palata fa danno, eh. La palata perfetta. No, ho sbagliato. Non volevo recuperare la vita, vabbè. Benissimo. Perfetto, adesso devo tornare indietro perché c'è della roba da prendere. Sì, devo andare anche lì. Oh, già che ci siamo, facciamo così, va. Facciamogliela portare subito da qua e la facciamo mettere là. Perché non mi fa... Ok. Almeno lì a posto, dopo... Allora, qua dovrebbe esserci un rot se non ricordo male. Che 9 di 24, ne mancano tantissime. Ecco. Ah, qua dentro devo andare, vero? Non ricordo da dove, cazzo.
capirla. Da qua. Vabbè, ce lo rifacciamo, ragazzi. Tanto c'è qua il rotto da prendere qui. Ah, cazzo. Bene. Che bello qua, cioè guardate che meraviglia. Guardate che roba. Stupendo. Buonanotte. Di qua. Tac. Ah, tutto qua. Ok. Ok, fatto questo. Cioè, cade da 2-3 metri, si schianta. Fatto questo, devo andare qua. Tac. Ah, adesso con la bomba possiamo anche aprire un passaggio che prima era chiuso, vi ricordate? Ora da qua non lo vedo. Dopo vediamo un attimo. C'è da fare quel campetto lì, quello e quello. Qui dentro. Lì c'è una cassa, andiamo subito a prenderla, magari non mi incastro. Cappello. Stella. Quindi facciamo sto discorso qua. Fatto tutto qua. Qua la visuale è un po'. Vuol dire un po' una merda. Non è proprio il massimo, l'avrei preferita un po' più alta. Pare che abbiamo preso tutto. No, via. Ok. Sì, non c'è più nulla qua. Sto controllando se ho lasciato qualcosa, ma non mi sembra. Dicevamo, torniamo indietro. Bello che mano a mano che si va avanti nel gioco si vedono gli spiriti liberati, vedete? Ah, vediamo un secondino i costumi. Cosa ho svolto? Il cere, bellissimo. Gli altri si sbloccano con le sfide quelli, 48 minuti. Siamo quasi addirittura d'arrivo. La posta spirituale è là. Qua l'avevamo già fatto. Lì c'è il ponte. Non mi ricordo dov'è. Dove si utilizza la bomba rot? No, qua sto andando avanti, scusa. Era di qua? Forse era di qua. No, non era di qua, dove minchia? Dove c'era da utilizzare praticamente la bomba rot? C'era una parete. Ma dove? Sono perso. Sono un po' perso. Ma forse era di qua. Di qua. Là praticamente dovrebbe essere.
È un po' dispersivo, cazzo. Per questo lo preferirei lineare, un sequel. Vedete qua, infatti. Poi mi devo ricordare di là che devo buttare giù il ponte. Tac. Ci arriva, sì. Qua andiamo alla posta spirituale. Tutta la produzione da togliere. Là si può tornare indietro, adesso non mi sembra affatto il caso. Qua escono i nemici. Là c'è la porta spirituale da mettere. Ah. Non vedo niente, sì, vabbè, sconfitto. No, 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 no. Maledetti, questi vi odio. Poi vi dà un fastidio mentre siete in combattimento con altri nemici, no? Ah, qua non ce l'ho ancora la porta spirituale. Qua c'è qualcosa. Salve. Così, ma così mira? Sì. Tra l'altro io non miro mai i nemici, sinceramente. La gestisco io la visuale. Visto che sono tanti, è abbastanza inutile metterli in mira, sinceramente. Buongiorno. Oh, salve. Ops. Boom. Arrivederci. Ah, c'è qualcosa da mettere, poi. Mancano altri nemici qui in alto. Dove cazzo sono? What? Scusate. Ma dov'è cazzo? Ma seriamente? Cioè, grazie al cazzo era buggato. Infatti, vi dicevo, ma dov'è l'ultimo nemico? Sentivo avviarsi, cioè, boh. Lì c'è la gocciolina da mettere, prendiamo questo. Sì, abbiamo giusto il tempo forse per finire questo pezzo. Ok, prendi questa. E buonanotte ai sognatori, eh. Ho sbagliato il tasto, scusate. Dopo togliamo la corruzione lì, prendiamo la goccia da prendere. Tra l'altro, facciamo una bella roba, togliamo questo e togliamo anche il resto. Togliamo questo. Qua c'è un santuario dei fiori. Perfetto, prendiamolo subito. Ah, e qua c'è la posta spirituale anche. Andiamo prima qua, vediamo cosa c'è. Bene. Tutto qua? Sì. Andiamo qua dentro. Maschera di Zasuro. Chi è Zasuro? Zasuro. Alcuni devono essere probabilmente degli abitanti del villaggio morti, eh? Presumo io. Oltretutto, come me le equipaggio le maschere? Devo andare a vedere poi. E devo andare a aprire anche il ponte, se no mi dimentico, ragazzi. Vabbè,
problema è che se non li sgoccioli non ho più tempo. A breve devo salvare. Vediamo se scopre questo pezzo. Non ricordo sto punto, sinceramente. Oddio, il K? Seriamente? No, raga, mi fermo qua, dai, lo facciamo la prossima volta. Lì c'è ancora il K, mi sa, vi ricordate? Un primo boss del gioco, praticamente, quello che basta terra. Mi fermo qua. Non va di fare le cose di fretta, sinceramente. Mancano 4 minuti alla fine del video. Ce lo facciamo la prossima volta con calma. Quindi nel prossimo video andremo avanti qua, ci finiamo sto pezzo, torno indietro a vedere quel ponte là che non ho abbassato dove ci porta, e poi niente, si andrà avanti con la trama appunto. Provo anche eventualmente a fare qualche sfida, magari non nel prossimo video ma nel prossimo ancora, vedere se riusciamo a sbloccare ancora qualche costume. Le sfide lì, le prove sono veramente toste ragazzi, eh? Quindi fatemi andare a salvare la partita. Scusate, ma vaffanculo, vaffanculo, quel citofono di merda. Fa un casino della Madonna, il citofono della ditta, scusate. Bene, spero che questo video di Kena Bridge of Spirit vi sia piaciuto. Alla prossima, bella lì!